viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio. L'idea è quello di essere un premio itinerante, quindi muoversi laddove c'è la sensibilità, la voglia, la cultura per accogliere la poesia, perché voi siete veramente tanti, i candidati erano 829 e quindi insomma è stata una selezione sofferta. Poi abbiamo il primo posto che consegnerà il premio Caterina Busnelli, ma prego, a Gabriele Andreani con il racconto Il silenzio di Marina. Più il premio della Regione Toscana anche, doppio premio, che è Ascoltate la biblioteca. Allora, il signore, perché qui i premiati, non dia le spalle, guardi sto povero fotografo come è mortificato, guardate che bell'uomo imponente, si faccia notare. Vuole Marina Pratici, e quindi Marina... È una lunga storia. Di parole non si accontenta, non ne vuole solo una, ma ne vuole ben due, in effetti è un uomo. Ha bisogno... Aspetta, perché il racconto porta il suo nome, cioè qui stiamo andando in un gossip proprio di quelli. È una lunga storia che noi non indaghiamo. L'illustrissimo premio. Gliela facciamo raccontare? C'è un'altra? Sì. La storia di parole? Sì. Ha voluto che sì. No, non vuole. Ma facciamo una bella foto. Facciamo una bella foto. Poi tu ci racconti, Marina. E poi ce la racconterà dietro le quinte. No, la storia che è stata premiata parla di due fratelli, un fratello e una sorella, che si sono persi quando erano piccoli, durante la guerra, la miseria, eccetera, eccetera, e si ritrovano nello stesso ospizio, quando ormai sono molto vecchi. E l'altro racconto invece parla di un sindaco che vuole abbattere una biblioteca, e i personaggi della biblioteca si ribellano, si costituiscono in comitato, e tra Tartan, Ulisse, ma da dove riescono a far cambiare idea al sindaco. È molto interessante questo libro. Quindi prende il numero di telefono, Marina, ma non ho più il numero di telefono, come facciamo a vederci a cena dopo? Che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po'.